stella a nove punte iscritta in un cerchio che osservi alle mie spalle è un enneagramma. Si tratta di una parola di etimologia greca. Ennea significa nove. Gramma significa ciò che è impresso e quindi segno, disegno, figura. L'enneagramma è un simbolo esoterico, un modello matematico, uno strumento per lo studio della personalità. Esistono tre approcci fondamentali per lo studio dell'enneagramma: l'enneagramma dei processi, l'enneagramma sufi, l'enneagramma dei tipi psicologici. Io mi curo precipuamente dell'enneagramma dei tipi psicologici. Sono Noemi Aspasia Marcialis, una psicologa clinica. Tu sei benvenuta o benvenuto. Questo corso è il frutto di una meta-analisi che ho condotto durante un anno intero, tra novembre del 2022 e ottobre del 2023. Ho scelto di sistematizzare le conoscenze acquisite e di diffonderle a titolo gratuito. Ebbene, l'enneagramma dei tipi psicologici prevede che a ogni punta della stella sia assegnato un numero e che a ogni numero corrisponda un tipo di personalità. L'enneatipo 1 è detto perfezionista. Si tratta di una persona con una forte morale, dalla coloritura ossessiva, che opera correttamente. È il classico motto: prima il dovere e poi il piacere. L'enneatipo 2 è detto altruista. È una persona calorosa, generosa, seducente, che cerca l'intimità e che è anche egocentrica. L'enneatipo 3 è detto esecutore. È una persona efficiente, simpatica, controllante ed eterodiretta. L'enneatipo 4 è detto romantico tragico. È sentimentale, dipende dall'amore. Può avere un'immagine di sé svalutata ed è melanconico. L'enneatipo 5 è detto pensatore, è l'introverso dell'enneagramma. Considera la realtà materiale e concreta come volgare e minacciosa, quindi è ritirato in se stesso, è portato per lo studio e per lo spiritualismo, è detto anche eremita. L'enneatipo 6 è detto scettico. Si tratta infatti di una persona che dubita di tutto e di tutti, deve prevedere e prevenire le catastrofi, quindi opera correttamente per non imbattersi nei guai. L'enneatipo 7 è detto entusiasta, è un'intelligenza brillante, comunica in modo suggestivo, è ricco di fantasia, può sconfinare nella fraudolenza. L'enneatipo 8 è detto capo, cerca l'intensità sensoriale, è il carattere sadico dell'enneagramma e vuole il potere. L'enneatipo 9 è detto mediatore, cerca di non dare fastidio, dà importanza a ogni punto di vista e cerca una mediazione tra le parti. Normalmente appare contento, anche perché si accontenta. Ebbene, quale può essere l'origine di questo simbolo, di questo sistema? Non lo sappiamo con esattezza e non ho il tempo di declinarti tutte le ipotesi, quindi ti tratteggio tre macroipotesi. Esiste un gruppo di ricercatrici e ricercatori che riconduce l'enneagramma alla sapienza sufi. Un altro gruppo che avanza l'ipotesi che l'enneagramma nasca nella cultura cristiana delle origini. E infine c'è un esteso gruppo di ipotesi che ricollega l'enneagramma a una cultura pre-cristiana. Ti ho detto che precipuamente mi curo di enneagramma dei tipi psicologici. In ogni caso ho fatto due piccole ricerche riguardo alla possibile origine cristiana e trovi i due video correlati proprio su questo canale YouTube. Ebbene, il 3 è il numero maestro in questo sistema.
Infatti, all'interno dell'enneagramma individuiamo tre triadi. La triade razionale comprende l'enneatipo 5, 6 e 7. Questa triade è caratterizzata dall'emozione della paura. La triade degli istintivi include l'enneatipo 8, 9 e l'1 e la loro emozione fondamentale è la rabbia. La triade degli emotivi comprende l'enneatipo 2, 3 e 4. La loro emozione di base è la vergogna. Tre triadi perché tre sono i centri dell'essere umano: il centro intellettuale, il cuore, quindi il centro emotivo, e il centro istintivo, il centro viscerale. A questi tre centri corrispondono tre distinti aspetti che possiamo indagare nell'enneagramma, ovvero abbiamo un enneagramma delle fissazioni cognitive. La parola fissazione venne utilizzata da Oscar Ichazo, però non ha lo stesso significato che le attribuisce Sigmund Freud, quindi se sei più comodo puoi dire distorsioni cognitive. Ad ogni modo io ti presento le fissazioni cognitive così come sono state indagate e intese da Claudio Naranjo. Ebbene, quali sono queste fissazioni cognitive? Per l'enneatipo 1 il perfezionismo, per l'enneatipo 2 la falsa generosità, per l'enneatipo 3 l'inganno, per l'enneatipo 4 l'autofrustrazione, per l'enneatipo 5 il distacco, per l'enneatipo 6 l'accusa, per l'enneatipo 7 la fraudolenza, per l'enneatipo 8 la vendetta, per l'enneatipo 9 la dimenticanza di sé. Esiste un enneagramma delle passioni che è correlato al centro emotivo e le passioni sono per l'enneatipo 1 l'ira, per l'enneatipo 2 la superbia, per l'enneatipo 3 la vanità, per l'enneatipo 4 l'invidia, per l'enneatipo 5 l'avarizia, per l'enneatipo 6 la paura, per l'enneatipo 7 la gola, per l'enneatipo 8 la lussuria e per l'enneatipo 9 l'accidia. Avrai notato che 7 di queste 9 passioni corrispondono ai 7 vizi capitali insegnati nel Catechismo Cattolico. In realtà nella Chiesa greco-ortodossa sussiste anche un ottavo vizio, che è la vanità. Quindi in sovrappiù ci sarebbe soltanto la paura, che in termini religiosi è l'assenza di fede. Al centro viscerale, al centro istintivo, sono legati tre istinti fondamentali: quello di autoconservazione, quello sessuale, quello sociale. Da questi tre istinti derivano tre sottotipi, ovvero l'enneagramma è un sistema che enuclea 9 tipi, ma ciascuno di questi tipi può avere un istinto, cioè ha un istinto prevalente fra i tre istinti. Quindi avremmo, per esempio, per l'enneatipo 1, il sottotipo sessuale, il sottotipo conservativo, il sottotipo sociale e questo per ciascun tipo dell'enneagramma. Quindi, se abbiamo 9 strutture di personalità di base per 3 istinti, otterremo globalmente un totale di 27 tipi. Ebbene, affinché tu scelga se proseguire con me questo studio, ti dico quali sono i miei 2 riferimenti teorici fondamentali. Il primo è l'autore di questo libro, il testo si intitola Carattere e Nevrosi. Si tratta di Claudio Naranjo, l'abbiamo perso alcuni anni fa. Era un medico psichiatra che ha studiato con Ignazio Mateblanco psicoanalisi, che si è specializzato in terapia Gestalt e che era anche uno studioso di filosofia. Il secondo riferimento è Juan José
Albert Gutierrez. Anche qui si tratta di uno psichiatra e di un terapeuta. Si è curato di fare un'integrazione tra i 5 caratteri descritti da Lowen, questo è il testo di riferimento di Lowen, uno dei testi, e le 9 personalità dell'enneagramma. E quindi ne è venuto fuori un lavoro originale che si intitola Ternura e Aggressividad. Se vuoi proseguire con me, che cosa faremo? Studieremo ciascun enneatipo parlando della sua origine in termini bioenergetici. Declineremo le sue caratteristiche di personalità precipue e faremo il punto sui meccanismi di difesa. Inoltre, parleremo di vari concetti di carattere bioenergetico, tra i quali uno importantissimo è il ciclo delle necessità. Inoltre, se osserviamo l'enneagramma, notiamo dei collegamenti tra questi numeri, delle linee rette che li collegano e anche una prossimità nello spazio. Tutto questo afferisce al concetto di configurazione. Se mi stai seguendo da una piattaforma diversa da YouTube, ti ringrazio e ti saluto. Se sei su YouTube, andiamo avanti con lo studio degli enneatipi. L'ordine con il quale ti presenterò gli enneatipi ripercorre l'ordine delle fasi dello sviluppo. Partiamo infatti dal presupposto che entro i 7 anni la personalità sia formata. Ebbene, con l'enneatipo 5 siamo nella fase preorale dello sviluppo infantile, quindi dal momento della nascita fino a massimo 6 mesi di età. La situazione traumatica di fronte alla quale si è trovato questo bambino è stato interagire con una madre che aveva uno stato d'animo basso. Il bambino a quell'età ancora non si sente distinto dalla madre, ne percepisce gli stati d'animo e quel tipo di stato d'animo lo faceva sentire minacciato. Si sentiva rifiutato dalla madre, la sua ferita è la ferita dal rifiuto. E il tipo di carattere in ambito bioenergetico che ne deriva è un carattere schizzoide. Il secondo enneatipo che ti presenterò è l'enneatipo 4. Si forma durante la fase orale dello sviluppo infantile, quindi tra circa 6 mesi e 18 mesi. La sua ferita è quella da abbandono, puoi dire anche da deprivazione. La madre non gli dispensava cure sufficienti, non si percepiva sufficientemente curato. Questo ha alimentato in lui un'immagine di sé svalutata. Questo tipo di situazione traumatica in bioenergetica dà origine a un carattere orale. Il terzo enneatipo che ti presenterò è l'enneatipo 9. La sua genesi avviene all'epoca della fase anale dello sviluppo, cioè tra circa un anno e mezzo e 2 anni e mezzo. Si chiama fase anale ovviamente perché la creatura ha il controllo dello sfintere anale, ma ci sono anche altri cambiamenti fisiologici, tra i quali una maggiore coordinazione motoria che finalmente lo spinge ad esplorare. La sua ferita è quella da umiliazione, perché ha una madre coartante. La madre sceglie quando deve mangiare, quando deve fare i bisogni. E questo darà origine a un carattere masochista, perché il bambino apprende che pur avendo desideri distinti da quelli della madre, è meglio conformarsi alle aspettative di questa per non perderne l'amore. Ti presenterò poi l'enneatipo 3 e l'enneatipo 6. Entrambi si sviluppano durante la fase fallica
cioè tra 2 anni e mezzo e 4 anni al massimo, con l'esordio del complesso di Elettra nelle bambine e del complesso di Edipo nei maschi. La sua ferita è quella da ingiustizia, perché è stato manipolato, soprattutto dal genitore alleato, che è di solito la mamma per il maschio e il papà per la bambina. Siamo di fronte a bambini e bambine che invece di essere amati per quello che sono, vengono stimati per quello che fanno. Questo dà origine a un carattere psicopatico narcisista. Gli ultimi che ti presenterò saranno l'1, il 2, il 7 e l'8. Questi sono tutti caratteri rigidi. Si formano durante la fase genitale dello sviluppo, cioè tra i 4 e i 7 anni al massimo. La loro ferita è quella da tradimento, si sono sentiti traditi dal genitore alleato. Hanno sentito che il loro slancio amoroso nei confronti di questo genitore è stato respinto. Poiché procederemo appunto in ordine cronologico di sviluppo infantile, il primo enneatipo a essere presentato sarà l'enneatipo 5. Questa forma di pensiero non mira perciò a una ricostruzione concettuale della realtà concreta, ma a una trasmutazione dell'immagine oscura in idea chiara. Per parlare dell'enneatipo 5 partiamo da due dimensioni, quella cognitiva e quindi l'enneagramma delle fissazioni, dove ci viene indicato che la dimensione cognitiva prevalente è il distacco. E poi l'enneagramma delle passioni. La passione di questo enneatipo è l'avarizia. Perfetto, iniziamo da qui. Quando è che un essere umano è avaro? Quando non cede, quando non si concede. Per questo, Claudio Naranco nel suo testo fondamentale lo definisce un carattere ritentivo perché si ritiene. Perché non concedi te stesso? Perché hai paura che concedendoti ti svuoteresti. Senti di possedere poco e ti fai avaro per non perdere quel poco. Per non concederti ti devi distaccare, devi rinunciare all'amore, devi rinunciare alle relazioni e per rinunciare alle relazioni devi sminuire l'oggetto, devi sminuire ciò che è fuori di te, devi, se vogliamo dirla in termini psicoanalitici, freudiani, ritirare gli investimenti libidici. Ma perché sono queste le sue dimensioni? Perché c'è il ritiro? Perché non si mostra e non si concede? Dobbiamo rifarci all'origine di questo enneatipo che nel modello di Albert Gutierrez, che integra i 9 caratteri con i 5 caratteri descritti da Alexander Lowen, siamo di fronte a un carattere schizzoide. Qual è la sua genesi? In fase preorale, e la fase preorale non è facilissima da datare, ma diciamo dagli ultimi mesi della vita intrauterina ai primi mesi dopo la nascita, massimo il 6° mese, non c'è accordo fra tutti i ricercatori sulle date esatte. Cosa è successo a questo bebè? Si tratta di una creatura che non ha ancora i sensi specializzati. Per esempio, vede massimo a 30 centimetri da sé, che non distingue tra sé e il mondo. Nella sua percezione, ancora molto immatura, esiste soltanto lui. Percepisce molto bene i suoi stati interni, la fame,
il freddo. Immaginiamo quindi un bebè che abbia fame e per soddisfare la fame pianga. La madre si presenta, lo allatta e quindi questa azione soddisfa la sua necessità iniziale, ma mentre lo sta allattando, la cura che gli dispensa non è congruente. La madre ha uno stato d'animo basso, che il bambino percepisce come sgradevole e minaccioso. Quindi, quale associazione si crea così precocemente, quando il bambino neanche distingue tra sé e la madre, che la soddisfazione del bisogno reca una minaccia, perché lo stato d'animo della madre lo percepisce come proprio. Quindi ho fame, cerco di soddisfare il mio bisogno, ma mentre lo sto soddisfando, ricevo una minaccia. E allora, come può trattare questa situazione il bambino? Precisiamo. Questa situazione traumatica deve ripetersi un numero sufficiente di volte perché si generi una ferita e perché da quella ferita si vada a formare un carattere schizoide, che è l'NA tipo 5. Bene, se il rimedio è peggio della causa, come si dice in italiano, se il rimedio è peggio della malattia, non devo provare necessità. Come fa un organismo tanto acerbo a non provare necessità? In un'ottica bioenergetica concepiamo l'impulso energetico come unitario, un impulso che si muove verso la vita. Lo possiamo scomporre in due sottoimpulsi. Lo dirò in spagnolo perché il modello a cui mi rifaccio, il modello di Albert Gutiérrez, è espresso in lingua spagnola. Abbiamo il subimpulso tierno, sottoimpulso tenero che serve, sono le energie destinate a percepire le necessità, i bisogni, i desideri. E abbiamo il subimpulso aggressivo, che in spagnolo si scrive con una G, che sono le energie destinate a mettermi in moto per soddisfare quel bisogno. L'NA tipo 5 mette queste due energie una contro l'altra, sono uguali e si annullano. Questo è ciò che fa. Quindi che tipo ci aspetteremo? Assolutamente asciutto fisicamente, assolutamente contratto. Infatti, in questo tipo di strutture di personalità incontriamo contratture alla base del collo, alle spalle, al diaframma, quella del diaframma letteralmente spezza in due il corpo, alla pelvi e alle anche. L'energia va ad essere tutta concentrata verso il centro. Il bambino si rifugia verso il suo interno, è l'introverso per eccellenza, e al suo interno, quale interno? Il suo interno cognitivo. L'NA tipo 5 ha un orientamento cognitivo. Perché le emozioni sono intorpidite? Perché i sentimenti sono intorpiditi? Perché provare dei sentimenti per gli altri mette in pericolo. Non devo percepire necessità né fisiologiche, ma neanche emotive, perché implicarmi in una relazione, implicarmi di nuovo in una relazione, quando la relazione primaria è stata tanto frustrante, è assai pericoloso. E quindi ripetiamo, avarizia, nel senso di avarizia di sé, si concede raramente. Distacco, orientamento cognitivo. In buona sostanza, questa persona non riesce a fare esperienza del mondo perché il mondo è minaccioso, ma parallelamente ha un'attitudine conoscitiva. Sostituisce l'esperienza
con la conoscenza, con la lettura. Per esempio, possiamo essere di fronte a un naturalista che invece di andare nei boschi studia sui libri, la classificazione degli insetti, per dirne una. La gestione della rabbia com'è in questo tipo? Allora, noi non abbiamo ancora parlato di configurazione, che è un argomento spiegato assai bene in questo testo di Cusani, però ti mostro in sovraimpressione l'intera configurazione dell'Enneatipo 5. Le frecce sono i collegamenti psicodinamici. Ha una freccia entrante dall'Enneatipo 8, che è il carattere sadico, e una freccia uscente verso l'Enneatipo 7, che è il carattere edonista, uno dei due caratteri edonisti. Poi ha i collegamenti che vedi in colore giallo, si chiamano frecce, e scusa, si chiamano ali. Quindi ha un'ala che lo collega verso il 4, che è il carattere melanconico, e un'ala che lo collega verso il 6, che è un carattere pauroso. Quindi questi sono tutti gli apporti, le energie alle quali accede all'interno di questo sistema dell'enneagramma. Ebbene, facciamo il punto sulla freccia entrante che Cusani definisce come freccia di integrazione. Proviene dall'enneatipo 8. Sia l'8 che il 5 hanno una postura ostile verso il mondo. Però, e tutti e due si preparano ad affrontarlo individualmente, ma con modalità diametralmente opposte. L'otto ha una modalità di sfondamento, è un'ostilità palese, aperta e violenta. Il 5, invece, è come se fosse un'ostilità congelata. La sua modalità oppositiva si esprime nel non concedersi. Ok? Allora, a proposito sempre del non concedersi, che tipo di sessualità ci aspettiamo da questo enneatipo? Allora, posso appoggiarmi a dei dati clinici che sono stati raccolti a Barcellona presso il centro Espai TSI per piccoli gruppi. Vari terapeuti, varie terapeute hanno riflettuto sulla propria sessualità, quindi erano terapeuti e terapeute divise per enneatipo di appartenenza. Abbiamo avuto una referente per l'enneatipo 5 che ha rilasciato un'intervista a Jordi Pons, che è uno psicoterapeuta e un sessuologo che si occupa anche di fare divulgazione sull'enneagramma, seguilo se parli spagnolo. Ebbene, attraverso questa intervista abbiamo appreso che l'enneatipo 5, avendo tutte le contratture muscolari che ti ho elencato, quindi base della testa, spalle, diaframma, pelvi e anche, in effetti c'è tutta una frantumazione, tutta una dissociazione tra cognizione, percezione fisica ed emozione. Globalmente percepisce poco il corpo e questo lo pone di fronte a una libido, non particolarmente vivace. Può entrare, in una relazione sessuale, per esempio, come uno strumento conoscitivo. Posso fare conoscenza dell'altra persona e della sua sessualità. Posso finalmente sentirmi accolto perché la sua ferita è la ferita del rifiuto. Aveva una madre, forse subdepressa, depressa, forse che non lo ha mai voluto, quindi dalla quale si è sentito rifiutato e quindi quasi una percezione regressiva di ritorno all'utero e di perdita dei confini fisici, ma in qualche modo anche un'esperienza spirituale.
Questo è un tipo fisicamente tutto allungato, tutto asciutto, ectomorfo, proiettato verso il cielo, verso le verità ultime, le verità eccelse, lo spiritualismo. Quindi una sessualità che può essere anche proprio un modo per raggiungere una sorta di iperuranio. Terapie possibili per l'Enea tipo 5, probabilmente la migliore è quella bioenergetica, che prevede lo sblocco dei segmenti, ma che lo prevede in una maniera graduale e in un'ottica di contenimento emotivo, perché le due emozioni peggiori che sono rimaste congelate dall'epoca antica, quindi dall'epoca proprio in cui era bebè, sono il terrore e la furia omicida. E quindi non possono essere sbloccate di colpo e non può essere solo, quindi non contenuto, attraverso questo processo. Viceversa, una psicoanalisi classica, quindi un approccio squisitamente verbale, può non essere sufficiente per questo Enea tipo, perché ha già un livello di mentalizzazione, molto elevato. Interessante è stato l'intervento di Virginia Gowell, che è la direttrice del Centro Transpersonale di Buenos Aires, del Centro di Psicologia Transpersonale di Buenos Aires, che dice: sì, tu gli fai un'interpretazione, lui la può mettere in discussione oppure l'accetta, però la recepisce magari solo a livello mentale, cognitivo, e quindi non gli dà un grandissimo apporto. Quindi a tutt'oggi, se posso consigliare una terapia, indicherei quella bioenergetica. A livello di meccanismi di difesa, Claudio Naranco, sempre nel testo che ti ho indicato prima, carattere e nevrosi, indica la scissione e l'isolamento dell'affetto. Adesso ti mostrerò il DSM, questo è il quarto TR perché sono laureata da 18 anni, quindi questo è quello che c'era ai miei tempi. Oggi è il DSM-5, ma in ogni caso, all'interno del DSM da 30 anni, dal 1994, è presente una scala di valutazione delle difese che va dal livello 1, il più basso, disregolazione difensiva, quindi difese psicotiche, a livello 7, quindi le difese massimamente adattive. Queste due difese che ti ho detto si collocano a livelli diversi. La scissione sta al terzo livello della scala delle difese, quindi a livello della distorsione grave dell'immagine. Cosa succede? Abbiamo sia la scissione dell'io che la scissione dell'oggetto, quindi l'Enea tipo 5 percepisce se stesso alternativamente o completamente buono o completamente cattivo e percepisce l'oggetto, quindi l'altra persona, o completamente buona o completamente cattiva. Questo meccanismo di difesa è estremamente rigido, è poco realistico nella misura in cui non permette l'integrazione dei vari aspetti ed è contraddittorio, perché alternativamente anche nella medesima conversazione può passare da un estremo all'altro. Se vuoi puoi recuperare il video specifico su questo meccanismo di difesa, lo trovi su questo canale. L'altro meccanismo di difesa è di più alto livello, è l'isolamento dell'affetto, lo troviamo al sesto livello, quello delle inibizioni mentali. Si tratta di un meccanismo che ha studiato anche Anna Freud, la figlia di Sigmund, e che è di matrice ossessiva. Infatti, Naranjo trova molte similitudini con gli ossessivi, anche se l'ossessivo dell'enneagramma precipuamente è l'ennea tipo 1. Ora, è una difesa di carattere ossessivo che prevede che resti intatto il contenuto ideativo, ma che scompaia il contenuto emotivo di un evento. Quindi, soprattutto se esposto a un evento traumatico, l'Enea tipo 5 ti può riferire perfettamente per filo e per segno che cosa gli è accaduto, ma lo fa in una maniera
monocorde, senza slancio, senza afflato. Questo meccanismo di difesa serve appunto a incapsulare l'affetto, a non entrarci in contatto per non sentirsi in colpa, infatti è un meccanismo ossessivo, per non provare vergogna. Però, come insegna Melania Klein, nessuna formazione psichica può essere distrutta. L'affetto esiste, è incapsulato, ma esiste, può ricomparire. Ma ciò che è perso è il collegamento tra contenuto ideativo ed emozione. L'emozione può anche riemergere, si può trovare a piangere d'improvviso, ma non sa perché. Naranjo sicura anche di menzionare la deriva morbosa che può avere questo carattere, che ovviamente è il disturbo schizoide di personalità. E visto che abbiamo fatto un lavoro con le dimensioni descritte da Jung, quindi gli 8 tipi descritti da Jung, quindi c'è una dimensione, una funzione psichica prevalente che secondo Naranjo è l'intuizione introversa. È una sussidiaria che secondo Naranjo è il pensiero introverso. Quindi, se volessimo siglarlo al test MBTI, la sua sigla sarebbe INTP. Infatti, l'incipit di questo segmento dedicato all'Enneatipo tipo 5 è proprio una citazione riguardante il pensiero introverso tratta dal testo di Jung, Tipi psicologici. Ti ringrazio tantissimo per avermi seguita. Invia questo video alla persona alla quale serve di più. Baci e benedizioni.